ricerca in sanità al Monaldi di Napoli, studio sulle maculopatie. Valeria Capezzuto. La visione nitida dei dettagli e dei colori la dobbiamo alla macula, zona centrale della nostra retina. Ma se le cellule della macula degenerano, si ha una diminuzione della vista fino alla cecità. Più frequente nelle persone che hanno superato i 60 anni, la maculopatia ha anche forme giovanili. Tra i fattori di rischio la familiarità, la miopia, oltre le 6 diotrie e il diabete. Con l'angiografia si fotografa la retina dopo l'iniezione di un mezzo di contrasto, ma grazie alle moderne tecnologie oggi è possibile, oltre ad una diagnosi precisa, anche il controllo costante non invasivo. È un esame molto rapido, non invasivo, non pericoloso, può essere ripetuto anche più volte nell'arco della stessa giornata e nel tempo, perché richiede una minima collaborazione da parte del paziente e soprattutto ci dà la possibilità di scansioni della retina fino a 6 micron, il che significa un esame quasi istologico della retina. Sulla cura definitiva di questa malattia non ci sono ancora vie d'uscita. Lo ha precisato l'oftalmologo statunitense di origine italiana Lawrence Iannuzzi, presente all'annuale incontro al Monaldi di Napoli sulle patologie della retina. Ma Iannuzzi, considerato il massimo esperto in questo campo, ha sottolineato l'importanza di utilizzare in un cocktail tutti i nuovi farmaci appena sperimentati, contando sull'azione terapeutica di ciascuno. Abbiamo più sistemi terapeutici, sempre purtroppo invasivi, la terapia fotodinamica e oggigiorno le iniezioni endovitreali. Prima di cortisone, adesso di questi prodotti anti-VGE come il Macugen, Lucentis e l'Avastin. Tutti concorrono insieme a bloccare la malattia, non un solo farmaco, non una sola terapia, ma più terapie contemporaneamente.